quaderni delle immagini sono divisi da circa 3 anni e nonostante si possa pensare banalmente a un fattore impressionista di immagini, attenzione, non fotografie che già esistevano, ma immagini rielaborate da un pensiero, sono due quaderni che offrono spunti molto diversi, soprattutto nel secondo quaderno c'è una sublimazione ancora più raffinata del pensiero che è rivolto poi su 3 descrizioni principali. L'illusionismo della descrizione paesaggistica delle sensazioni, cioè i riflessi nell'acqua da una parte, nel primo volume, invece le campane attraverso le foglie, quindi mentre i riflessi nell'acqua esistono, le campane attraverso le foglie non esistono, quindi già la differenza fra i due volumi è questa, però sensazioni uditive e proprio veramente sensoriali. Arcaismo nelle due tranche mediane, nel senso omaggio a Rameau per il primo ciclo, quindi una sarabanda in stile barocco, tardo barocco, rivisitata, e la luna sul tempio che fu, quindi il recupero del passato nel secondo volume, e l'illusionismo poi virtuosistico del gesto che prevale sulla percezione uditiva nei due pezzi finali, perché Mouvement è una citazione un po' esasperata del Dies Irae, quindi comunque molto scura, ma toccatistica, in cui il virtuosismo diventa da materiale immateriale. Allora sì, si potrebbe dire che anche nella pittura, no? L'impressionista è colui il quale fornisce le impressioni, ma non concretamente il dettaglio. In realtà poi qui c'è un grande dettaglio invece in Debussy, quindi io parlerei più di simbolismo. Nel Poisson d'Or, che include invece il secondo ciclo, quello che colpisce è intanto il fattore precursore di armonia quasi jazzistica e poi anche lì il fatto che il gesto, proprio sono pezzi anche da vedere, il gesto sostituisce la percezione uditiva, perché il cosiddetto tremolo dell'inizio di Debussy sarebbe questo materialmente, e poi quando lo si ascolta è invece qualche cosa
che non si può neanche più dire, descrivere nel dettaglio fine a se stesso. Volevo offrire la concezione di quella che è la fisicità del suono e secondo me Debussy e Schumann hanno suggellato la trasformazione delle immagini e delle descrizioni di tutto ciò che non è necessariamente musicale in musica, soprattutto sul pianoforte. Quindi Robert Schumann con questi due carnevali, che però sono molto diversi, perché il Carnevale di Vienna è sì una forma più che di satira, di provocazione di uno Schumann che scrive a Vienna tutto ciò che era peccato mortale, quindi per esempio c'è la citazione della Marsigliese, che fa una descrizione un po' polemica dell'attualità in cui lui stava vivendo. È un'opera, a mio avviso, considerata minore a torto. Thank you.
mentre il Carnaval Opera 9 è una vera e propria satira sociale che può essere traslata come attualizzazione anche ai nostri giorni, nel senso che le 23 scene, compreso i piccoli frammenti di repliche, le sfinge, gli enigmi che Schumann tratta nel Carnaval Opera 9, sono descrizioni della società e di tutto ciò che di bello e brutto un uomo geniale in avanti coi tempi come Schumann poteva analizzare. Mi viene sempre in mente che Coquette, la maschera Coquette, che è la... ha questo spirito frizzante che un po' incarna la velina di oggi, e in fondo esisteva anche ai tempi l'arrivismo spesso magari non supportato da qualità di contenuti intellettuali estreme, ma così più dato a fattori di estetica anche avvenente, insomma, non necessariamente sulle donne. Poi Schumann in questo è molto democratico e attento. Ad esempio, il Pierrot oggi non è la maschera che piange, ma è la maschera di tutto ciò che vediamo nel fenomeno, no? Dell'immigrazione, insomma, di popoli scaraventati nella nostra società, considerata l'Europa come chimera di qualche cosa che invece poi in fondo sicuramente sì, dà un agio magari economico provvisorio, ma in fondo una profonda tristezza a gente che poi deve lasciare il proprio paese. Schumann già queste cose le aveva, secondo me, anticipate. Poi, vabbè, per non parlare dei fattori autobiografici, Florestano e Eusebio, rispettivamente il rivoluzionario e il riflessivo.
primo uomo che ha capito che l'arte non ha confini, non ha barriere, che la filosofia, la poesia, la pittura e la scultura devono andare di pari passo. C'è una satira sociale prima di tutto, non bisogna dimenticare che Schumann è stato il primo critico musicale vero, che ha fondato una rivista, ha fondato la famosa Lega dei Fratelli di David, che non esisteva, erano semplicemente degli intellettuali che si incontravano e cercavano di rinnovare, rinfrescare e costituire un mondo intellettualmente e culturalmente più produttivo e migliore contro gli accademici.